siamo al congresso SIAF con il dottor Claudio Mariuzzo, un audioprotesista e anche studioso di ricercatore delle tecniche audioprotesiche, che ha tenuto nella sessione speciale di audioprotesi una particolare comunicazione sull'analisi dell'uditore siduo e dell'orientamento spaziale nell'anziano che ha gli apparecchi acustici. Quali sono i contenuti emersi, dottor Mariuzzo, di questo aspetto particolare? Buongiorno a tutti e grazie innanzitutto dell'intervista e della richiesta. Ma sicuramente una cosa molto particolare è che probabilmente nelle protesizzazioni acustiche molto spesso non facciamo o si è rapportati a tralasciare un pochino quelli che sono i contenuti principali, e cioè il dover sfruttare al massimo l'udito residuo del paziente. Questo serve perché? Perché ci sono svariati studi che dimostrano che la corteccia uditiva, ad esempio, è tonotopica, per cui una stimolazione risponde ad uno stimolo, la corteccia risponde ad uno stimolo ed è questa che riesce a far sì che la corteccia impari o reimpari, quindi si riabiliti e riesca a risentire meglio. Ci sono degli studi presentati ultimamente, proprio pubblicati nel 2017 da Anu Sharma, che dicono appunto che un abbassamento uditivo fa sì che ci sia un ricorso alle risorse energetiche e audiologiche molto importanti. Chi sente poco ovviamente fa fatica cognitivamente, perché c'è una stimolazione della parte frontale e prefrontale della corteccia che viene quando c'è un abbassamento uditivo. Questo succede perché se sento poco devo anche pensare a quello che è stato detto. Quindi serve fare un'analisi dell'udito residuo in maniera molto puntuale, molto approfondita. Ci sono dei test che sono conosciuti già da molto tempo, vedi il time test che Brian Moore ha presentato già nel 2000, ma che adesso ha avuto un'evoluzione molto importante, è applicabile anche agli audiometri di ricerca che ci sono adesso disponibili e che adesso ultimamente stiamo utilizzando proprio per cercare di capire se ci sono delle zone morte della coclea, se ci sono delle zone quindi che possono essere amplificate oppure che non devono essere amplificate. Perché ovviamente se c'è una zona morta della coclea, fino a ieri si amplificava per interferenza, mentre adesso abbiamo scoperto che è meglio non amplificare queste zone morte, proprio perché altrimenti creiamo una perdita di riconoscimento vocale del 30% circa, anche in taluni casi. Se poi noi valutiamo che ci sono delle cose che diamo per scontate, cioè il camminare, la postura, il chiacchierare, così un po' come stiamo facendo noi, assorbe circa il 95% delle risorse cognitive, sembra. Se a questo dobbiamo aggiungere il fatto che per sentire devo togliere delle risorse cognitive, è chiaro che io ho una maggiore probabilità di andare incontro a delle cadute accidentali. Questo deriva da degli studi che hanno fatto. C'è l'IN che ha fatto degli studi, è stato commissionato da delle compagnie di assicurazione degli Stati Uniti, perché hanno visto che la maggior causa di morte negli Stati Uniti, oltre i soggetti oltre 65 anni, è proprio la caduta accidentale. Quindi le assicurazioni, che non hanno nessuna intenzione di pagare, cosa fanno? Hanno commissionato questo studio, hanno vagliato circa 2017 pazienti che in un anno, nell'anno prima, dicevano appunto, erano caduti, e li hanno valutati questi 2017 pazienti. L'IN afferma quindi che c'è una probabilità che è aumentata dell'1.4% nel caso in cui io avessi una perdita uditiva anche di 25 decibel solamente. Quindi è chiaro, le assicurazioni vogliono essere sicuri che non ci sia questa perdita uditiva, e di conseguenza adesso negli Stati Uniti fanno analizzare in modo molto più puntuale proprio anche l'apparato uditivo. È una cosa che noi stiamo cercando di spingere, ci sono svariate iniziative, una di queste potrebbe essere, tra l'altro, Non Ascoltami, che noi cerchiamo di spingere come associazione, proprio perché deve portare alla conoscenza e a sensibilizzare ovviamente il paziente che un udito migliore fa bene
alla salute, senza dubbio. L'analisi di questo uditore esiduo è qualcosa che viene fatta solo agli anziani che hanno già l'apparecchio acustico o è qualcosa che può essere utile anche in fase precedente alla protesizzazione? No, deve essere fatto prima e dopo con altri mezzi. Allora, quello di cui ho parlato in maniera particolare, cioè il tel test o l'unscaling, va fatto proprio prima, perché l'orecchio è un filtro, è il filtro dal quale noi dobbiamo passare per capire come poi dobbiamo in un certo qual modo, passatemi il termine, aggiustare la situazione acustica di questa persona. È chiaro che se noi non abbiamo un'idea chiara di come funziona l'udito che è rimasto il paziente, non possiamo avere un'idea del come riuscire a compensare questa mancanza. Ed esiste anche, al di là della strumentazione diagnostica di cui ha parlato, esiste anche una parte di training per il paziente per cercare di stimolare l'udito residuo o è soltanto una questione, diciamo, professionale da parte degli audioprotesisti di capire qual è l'udito residuo per poi conseguentemente regolare l'amplificazione? Sicuramente c'è anche una parte di training per quanto riguarda poi l'allenamento dell'udito residuo. In questo caso però si passa già alla fase successiva, cioè l'udito residuo del protesizzato. Molto spesso noi ci troviamo ad inviare a delle colleghe logopediste un paziente che magari non riesce ad ottenere un buon risultato, per meglio dire, forse si crea delle aspettative troppo alte, allora bisogna cercare di centrare, di sfruttare al massimo tutto. Quindi è un compito che in linea di massima, nello specifico, poi noi gestiamo quando gestiamo la protesizzazione. Un'ultima battuta, non so neanche se questa domanda è corretta tecnicamente, però il fatto di... parlava delle cadute, del rischio di cadute connesse a un cattivo udito. Certo. Il fatto di avere un'amplificazione non corretta o non del tutto regolata su un particolare paziente, può anche questo essere considerato un cattivo udito? Quindi l'opportunità anche di fare regolazioni accurate, eventualmente ripetute nel tempo, può aiutare questo o no? È fuori luogo? Assolutamente sì. È in generale il cattivo udito che non funziona. Quindi che sia un cattivo udito perché non funziona in maniera corretta o che sia un cattivo udito che non mi dà il massimo dell'intelligibilità, della comodità, del comfort perché è tarato male l'apparecchio, è un cattivo udito. Lei pensa che questo genere di approccio, queste nuove conoscenze potranno cambiare in qualche modo la pratica clinica quotidiana dei centri acustici, dei professionisti? Secondo me devono farlo, senza ombra di dubbio. Io parto sempre dal presupposto che, ripeto, se non conosciamo come funziona il nostro filtro cocleare, non possiamo scegliere l'apparecchio nel miglior modo possibile. Dobbiamo per forza di cose conoscere meglio come funziona il nostro orecchio. La ringrazio, dottor Maurizio, complimenti. Grazie a voi.